sono Barbie Xanax e oggi parliamo di una cosa, ovvero Netflix ha confermato la seconda stagione di 13 Reasons Why, ovvero 13. Oh mio Dio, io già ero lì che tipo pazza praticamente. Scusate, mi sto muovendo troppo, va via la messa a fuoco e sembra una schifezza di video. Abbiate pietà di me, sarò più controllata. Però sono così esaltata, sono molto curiosa per questa stagione, sia perché la prima mi è piaciuta tantissimo, ho fatto dei video al riguardo che troverete qui sotto, ma soprattutto perché secondo me può essere veramente un azzardo, un salto nel vuoto. Quindi in questo video parleremo di tutte le nostre ipotesi su 13 Reasons Why serie 2. Prima fra tutta, una delle cose che mi scrivete sempre sotto quei video riguarda Alex e Tyler. Allora, molti di voi hanno un'ipotesi sul fatto che Tyler possa aver ucciso Alex. No, è stata non confermata questa cosa, soprattutto dall'attore che interpreta Alex, che ha confermato che lui ha tentato il suicidio. Quindi secondo me questa annata vuol dire che lui è ancora vivo. Oh mio Dio, mi sono tipo data una botta gigantesca sulla faccia con l'unghia. Ma soprattutto, diciamolo, non ha veramente molto senso il fatto che uno vuole uccidere un'altra persona, la uccide e poi pensa a un momento carino che ha passato con quella persona. Cioè non ha molto senso. Ha più senso che lui voglia uccidere tutte quelle persone e pensa alla cosa carina che Alex ha fatto nei suoi confronti, quindi per quello tolga la foto, non perché l'ha già ucciso e pensa a una cosa carina. Cioè avrebbe pensato a un momento in cui poteva essere stato stronzo, insomma. Inoltre, diciamolo che la discesa di Alex è molto visibile all'interno della prima stagione. C'è un momento in cui lui si butta nella piscina, in cui ha detto ecco ora si suicida, in una delle prime puntate. Oppure ancora si vede veramente la sua discesa. Lui ha a portata di mano una pistola che è quella del padre, cioè la scena in cui il padre lucida la pistola e esalta il fratello che è stato tutto macista. Ma soprattutto la goccia che fa traboccare il vaso è proprio la faccia di Alex che fa quando il padre dice non dovrei testimoniare, e lui è proprio lì distrutto dicendo no, no, no. Quindi diciamo che anche a livello logico non aveva molto senso, secondo me, tutta la teoria su Tyler. Tyler molto probabilmente, secondo me, ha in mente una strage. Però parliamo di questa seconda stagione, perché una cosa che mi hanno fatto notare, io non l'avevo capita sinceramente, diciamo la verità, diamo al Cesare quel che è di Cesare, è che tutta la prima stagione di 13 Reasons Why ha una data che vediamo sotto per quanto riguarda gli interrogatori, che è futura, è tipo novembre del 2017, una data che ancora deve avvenire, che potrebbe essere o la data della seconda stagione oppure ancora degli eventi che ancora non sono avvenuti. Quindi Anna potrebbe essere che non è ancora morta, quindi tutta la nostra teoria su cosa potrebbe esserci nella seconda stagione potrebbe essere molto influenzata da ciò. Potrebbe essere tutta una proiezione e quindi vedere come vanno avanti le cose, però in realtà Anna non si è ancora suicidata o tutte queste cose del genere. Dipende molto, secondo me, come se la gioca Netflix, perché se fanno troppo oh mio Dio era tutto un sogno, molto spesso si rimane di merda quando finiscono le cose così. Quindi o te la sai giostrare bene, tipo Lost, dove in pratica alcune persone l'hanno amato, alcune persone l'hanno odiato al finale, perché c'era tutta una teoria dietro buddista, quindi non era semplicemente buff eccetera. Io non l'ho vista, quindi non è veramente uno spoiler, non è niente di dettagliato. Secondo me è molto complesso da gestire, perché o può andare avanti o può tornare indietro, oppure potrebbe essere un percorso differente. Molti sono dei puristi, quindi hanno subito detto no no, 13 dovrà rimanere. Non lo so, secondo me dipende molto, non dobbiamo essere un pochino a priori. Cioè sinceramente al momento io non ho ancora mai visto nessuna serie TV di Netflix che facesse effettivamente cagare, quindi probabile che arriveranno, però non credo che sinceramente Netflix si manda a buttare in un progetto senza aver il sede riparato, insomma. Addirittura anche per Stranger Things hanno aspettato molto prima di rinnovarla per la seconda stagione, nonostante ci fosse stato un entusiasmo epocale, così come per 13 Reasons Why. A me è sembrato tutto molto calibrato come serie TV, come tutto, quindi non credo che le cose possano essere buttate semplicemente all'aria dicendo sì, prendiamoci i consensi della seconda stagione e basta. Credo ci sia qualcosa di più dietro che probabilmente ci renderemo conto e vedremo. Non lo so, le mie teorie sono due: o si andrà avanti con tutto ciò, o si andrà a scoprire, non lo so, le 13 reasons of di Alex, oppure di Justin, oppure di tutti gli altri, oppure si farà un percorso indietro. Non lo so, entrambi sinceramente sono molto interessanti. Se si andrà a approfondire altri personaggi, come per esempio quello di Alex o di Justin, secondo me sarà molto interessante. Però insomma, queste erano le mie ipotesi. Se avete idea del perché secondo voi potrebbe non funzionare la seconda stagione, voi ditemi anche perché. Non
facciamo solamente farà cagare eccetera eccetera a priori, che boh, non crea un dialogo. Invece secondo me è molto interessante sentire un parere differente e magari parlarne e confrontarsi, è sempre una cosa molto interessante. A volte invece i commenti tipo sarà bellissima, sarà bruttissima non aiutano a dialogare, a scambiarci idee, anche a farci vedere magari delle cose che non avevamo notato. Quindi non lo so, boh, voi fatemi sapere cosa vi aspettereste, cosa vi piacerebbe, tutte le vostre teorie, e non lo so, parliamone qui sotto. O quale personaggio vorreste conoscere un pochino di più? Io adorerei tantissimo Jeff, mi è piaciuto un sacco come personaggio, era veramente molto molto carino, però sinceramente dopo tutta la prima stagione mi sono proprio affezionata a Justin, quindi vorrei proprio vedere come va avanti il suo personaggio, perché ha veramente bisogno di una nuova chance secondo me. Fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivetemi pure qui sotto tutte le vostre opinioni, non tentiamo di scannarci qui sotto tra chi la pensa diversamente, dialoghiamo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il mio video non dimenticatevi di mettere like o iscrivervi al mio canale, perché mi aiuterebbe tantissimo. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bamboli! Soprattutto ditemi che serie TV state guardando in questo momento. Consigliatela a me e a tutti quelli che stanno vedendo questo video. Ciao!